Ok, siamo qui per un'altra prova. Allora, praticamente sto notando delle differenze di comportamento dei driver tra quello fornito da Banggood e quello fornito da Stepper Online. Allora, attualmente sono riuscito a configurare l'asse X con lo stepper driver di Banggood e l'asse Y con quello di Stepper Online. Quindi rispetto all'ultimo video li ho invertiti. È semplicemente un cablaggio momentaneo, devo ancora sistemare un po' di cose. Attualmente ho questi parametri di spostamento, farò percorrere 100 mm, velocità di avanzamento 6 metri al minuto, 6.000 mm al minuto, con un'accelerazione di 500. L'asse X e l'asse Y ora riescono a reggere questi parametri e si comportano come mostrerò. Cioè X ed Y. E reggono bene anche su spostamenti più lunghi. Così come anche l'asse Y. È una discreta velocità e sembrano reggere comunque bene. Si avverte un po' di rumorosità, ma niente di che. Ora proverò a reinvertire i driver, a lasciare gli stessi parametri e a portare quello dell'asse X sulla Y in modo tale che lo stepper driver di Banggood muova il piatto, che è sicuramente più peso del carrello con l'elettromandrino. Da quello che ricordo, il piano di lavoro dovrebbe pesare tra i 12 e i 15 kg. Purtroppo non l'ho pesato a suo tempo. Ok, allora, ho cambiato di nuovo i driver, come potete vedere lo spostamento è impostato a 100 mm, velocità di avanzamento 6.000, i parametri di accelerazione sono sempre gli stessi, 500, e ora proviamo con l'asse X, che ricordo ora essere controllato dallo stepper driver fornito da Stepper Online. Si comporta a occhio, direi, come quello montato precedentemente, cioè quando era controllato dallo stepper di Banggood. Certo, alla fine poi la macchina non la manderò mai a questa velocità, però serve per fare delle prove. Ora proviamo con il piano, ricordo ora essere controllato dallo stepper di Banggood, vediamo come si comporta. 6 metri al minuto, accelerazione 500. E ecco che il piano va in stallo, mentre prima si riusciva a muovere anche con lo stepper driver. Allora, quindi lo stepper di Banggood, lo stepper driver fornito da Banggood, non riesce a muovere il piano a 6 metri al minuto. Mentre quello di Stepper Online riesce a muovere il piano a 6 metri al minuto. Se ora abbasso la velocità a 2 metri al minuto, il piano ritorna a muoversi. Quindi, nonostante a basse frequenze si senta ad orecchio che sono molto simili, quando si comincia ad andare su di velocità, si comincia a notare delle differenze di comportamento fra i due driver. Ora, ripeto, per le mie necessità non è una cosa così importante, penso, perché comunque sono velocità molto alte per quello che devo fare, perché 6 metri al minuto sono velocità importanti. Se riuscirò a mantenere una velocità pari a quella di prima, che comunque erano 3 metri al minuto, ora sono a 2 metri al minuto, ma se riesco ad arrivare a 4 sia sulla X che sulla Y recupero un po' di tempo durante gli spostamenti rapidi. Potrei anche portare
la X a 5 metri al minuto negli spostamenti rapidi, ma non penso che ne avrò tutta questa necessità, perché comunque la macchina è piccolina e di solito quando faccio le mie lavorazioni non ho molti spostamenti rapidi a vuoto. Spero che possa esservi utili e a presto.